In questo video voglio riproporvi una parte della diretta di lunedì sera con Luca Ciampi e Federico Farcomeni, perché abbiamo trattato un argomento molto sottovalutato, ma molto molto importante, che riguarda la Lazio, ma non la Lazio squadra o allenatore, la Lazio società, ed è uno dei motivi per cui la Lazio non è allo stesso livello delle top italiane. E ascoltate questo video, guardatelo perché vabbè, a parte che ci sono anch'io, ma sia Luca che Federico dicono cose molto molto interessanti che purtroppo non trovate su giornali o siti, ma poi fanno la differenza anche in campo. Io Vai, vai. guarda, sulla questione Stadio Flaminio, poi ne torneremo magari a parlare un po' anche dopo successivamente. Sulla questione sponsor, io lo sono, è dall'inizio della stagione, da quando è finito il contratto con Binance che ne parla. Abbiamo una vetrina così importante, dico, qualcuno non si sta mangiando le mani che il gol di Provedel ha fatto il giro del mondo e nessuno ha potuto vedere le maglie con uno sponsor, con qualche cosa. Sono quelle cose che ti portano un'immagine, si parlava sempre di brand e di valorizzare il brand Lazio, sono quelle cose che ti capitano, sono quei colpi di fortuna che ti capitano una volta nella tua gestione e se si è fatto cogliere impreparato, come si è fatto cogliere impreparato su tante altre cose. Io non posso pensare che la Lazio in Champions League non abbia un appeal sufficiente per avere anche sulla maglietta uno sponsor tipo Caffè Sport e Borghetti. Non è possibile che nessuno sia interessato. Voglio andare oltre. Io vedo un organico insufficiente a livello societario. Non sono in grado di poter affrontare tutto. Non sono in grado È ovvio. di poter affrontare la questione sponsor. Non sono in grado di poter affrontare un mercato nei tempi in cui detta lo staff tecnico. Non sono in grado di poter affrontare una campagna anche in termini di abbonamento per la Champions League che vada incontro alle esigenze di un tifoso che loro pretendono sia vicino alla squadra. Hanno quattro cani messi in croce, perché se tu leggi l'organico della società, sono quattro persone messe in croce. E come fanno a gestire tutto insieme? Cioè, anche volendo e applicandosi 24 ore al giorno, non ce la fai a gestire tutto. Senza considerare che è a conduzione familiare, io l'ho sempre detto, questa società, che senza la parola del presidente non si fa niente, il presidente ha anche delle cariche istituzionali, e quindi tutto viene rallentato, tutto viene assolutamente non è velocizzato, e oggi il tempo corre sul filo. Oggi avevi Binance, non hai fatto niente con i non fungible token, hai venduto Milinkovic-Savic in Arabia Saudita e potevi anche aprire un canale con il Public Investment Funds che ha comprato Milinkovic-Savic e non l'hai fatto, hai preso Kamada e potevi aprire qualche cosa in Giappone, visto e considerato che tu dici voglio portare il brand. Io mi ricordo, se vi ricordate, quando la Juventus di Trapattoni e Platini fece la finale di Supercoppa del Mondo a Tokyo, tutti avevano la maglietta della Juventus. Basta che tu vai lì e vai a fare una tournée che non farà felice il mister, ma tu non è che ci devi portare la squadra titolare, porti Kamada, gli dai magari anche la fascia di capitano, un gruppetto di giovani che si vogliono mettere in mostra magari anche della primavera, giochi con la Lazio e la Lazio viene conosciuta in Giappone. Ma non è difficile ragionarci sopra, o non c'è la volontà o non c'è la capacità di farlo, ma se ci arrivo io che non sono nessuno, posso pensare che chi lo fa di mestiere non ci arrivi, allora devo pensare che non c'è volontà, e allora se non c'è volontà siamo sempre a parlare di aria fritta. Scusate lo sfogo. Il problema vero, infatti, io pure ieri pensavo la stessa cosa, perché ovviamente poi sono andato su Lazio Style Radio per ascoltare, perché Radio Rai non la sopportavo più, perché ovviamente quello che la stava facendo era dichiaratamente romanista, perché comunque esaltava la coreografia della Roma, che penso che è una delle peggiori riuscite dei 30 anni, degli ultimi 30 anni nei derby, oltre ai tempi, eccetera, eccetera. Interveniva Mancini, apoteosi, la difesa della Lazio chiudeva un attacco, minimizzava, cioè alla fine ho detto ragazzi questa cosa non è proprio possibile, e perché non riuscivo a sintonizzarmi su Lazio Star Radio. Quindi andando poi sul sito io dico, se penso tra me e meno, dico alla fine sto sito qua sono stati bravi perché l'hanno pure migliorato, però quest'anno potevano fare una pagina in giapponese, potevano fare qualcosa Non c'è l'inglese. che ti tiene il pubblico, non c'è, esatto, non c'è l'inglese, perché magari dice sì la leggono 2000 persone, ho capito, ma tu intanto falla e poi cominci a portare le persone, perché non puoi pensare di dire, sai, la faccio se i numeri la giustificano. Eh no, la devi fare per attirare anche nuovo pubblico, perché sennò tu nuovi segmenti di pubblico non li vai a intercettare mai, neanche quando c'è l'occasione di farlo. E questa è la cosa Luca diceva assurda. giustamente Kamada. Io aggiungo che Mizuno è giapponese, cioè era Eh perfetto, no? certo.
facevi Mizuno con Kamada e hai fatto bingo. Io vi aggiungo anche questa perché secondo me è spettacolare. Dei amici laziali che vivono in Canada hanno contattato Mizuno Canada e gli hanno chiesto: senti, ma voi ce l'avete le magliette della Lazio, eccetera? Lazio, noi che cos'è la Lazio? Ah, non sapete che c'avete l'accordo con la Lazio, ma noi solo tennis e corsa. Cioè, capite come siamo messi? Cioè, non portiamo neanche il materiale. In Canada ci sono tanti italiani, tanti appassionati di calcio, e tu non vendi le magliette della Lazio. C'è il Milan, c'è la Juve, c'è l'Inter, la Roma. La Lazio non c'è. Mi dicono che è impossibile prendere magliette della Lazio in Canada. Ma siamo dei pazzi, siamo dei pazzi. E questo è il problema. L'accordo di Binance, che loro si sono vantati per 6 anni, secondo me Binance erano disperati. Si sono accorti che tutti gli altri hanno fatto gli accordi con i club di calcio, hanno detto: oh, troviamo una squadra in Italia. La Roma era presa, l'Inter era preso, il Milan era preso, la Juve era preso, il Napoli De Laurentiis non voleva, cioè è rimasta la Lazio. Non è che la Lazio ha fatto qualcosa, è che Binance è mosso tardi, era rimasta solo la Lazio. Tant'è che al terzo anno non hanno rinnovato, perché li troviamo così. No, su Binance peraltro ne esci quasi bene perché poi alla fine con quello che è successo con cioè, Assolutamente. Inter e Roma, Digital Bits, che comunque manco l'hanno più pagato, eccetera, eccetera, cioè se ne è uscito addirittura bene da quella cosa lì, però questa cosa dello sponsor è una cosa annosa veramente, cioè anche la Champions del 2007 l'avevamo fatta senza, siamo stati per anni senza uno sponsor, ogni volta c'era occasionalmente Paideia o c'era quell'altro, ma non c'era mai uno sponsor fisso, cioè non so quanti anni siamo stati senza avere uno sponsor di maglia, e oggi effettivamente uno dice questa è un'occasione, una vetrina imperdibile, com'è possibile che non riusciamo a stilare neanche un accordo per 6 partite, se proprio devo O dirlo, solo della ok, non lo Champions, porto in ma campionato, fai almeno le prime 6, non lo so, almeno sì. quello, perché tu non stai prendendo in considerazione la vita quotidiana di tutti i giorni, di una persona, di un padre, di uno zio, di un fratello che vuole comprare il biglietto anche alle persone per andare allo stadio. Non può permettersi di fare un esborso per andare a Lazio Feyenoord pagando quei soldi e 4 giorni dopo al derby pagandone altrettanti. Non è possibile nel 2023, non lo stai considerando. Come non è possibile dire che tutti possono fare quel sacrificio di andare a Formello per allenarsi con costanza, con regolarità, giocare tutte le partite in casa a trasferta. Cioè, sono sacrifici. Dovresti ragionare da società, cosa che la Lazio non fa, perché la Lazio pensa sempre soltanto alla contingenza, ma ormai sono anni che noi siamo in contingenza. Quindi che cosa succede? Succede che devi sostituire un calciatore, allora prenditene, vai a prendere uno tale e quale e hai finito lì. Non c'è un programma di investimento a medio-lungo termine. Prima Federico citava l'Atalanta, ma l'Atalanta ha avuto un programma nel lungo termine che l'ha portata a rinforzare il settore giovanile perché ha scuole calcio sparse in tutta Italia dalle quali è affiliate, ha acquistato uno stadio che lo ha fatto di proprietà. Logicamente ha fatto dei passi anche commisurati alla sua gamba, perché l'Atalanta è una società che ha un determinato bacino di utenza, quindi non è che deve per forza avere il Nou Camp o il Bernabéu, okay? Ha fatto i passi commisurati alla sua gamba. È andato a fare quello che in gergo manageriale nel business viene chiamato l'indebitamento fruttifero, ovvero ha aperto un debito a carico per poter investire in futuro sicuro che poi avrebbe avuto i ritorni. Ora, vogliamo fare il conto dei giocatori che l'Atalanta poi ha piazzato mano a mano, che sono cresciuti e che hanno fatto fare portafogli e che comunque hanno fatto fare anche risultati, perché l'Atalanta è stata una realtà anche nel calcio internazionale a livello europeo. Perché andava nei campi di tutto il mondo con una sfacciataggine assurda a dare schiaffi a destra e a sinistra. Quindi, comunque, se tu fai un programma di investimento nel medio-lungo termine che ti porta sicuramente ad un indebitamento iniziale, ovviamente poi ti devi aprire agli sponsor, devi aprirti anche sui canali social, perché a quel punto lì qualsiasi gettone, fosse anche l'euro di iscrizione, fa sempre comodo perché fa audience e fa rimbalzo. Purtroppo da questo punto di vista noi siamo indietro anni luce, Ma anzi, dal capito? punto di vista media, forse Marco. quest'anno hanno fatto pure qualcosa di buono. Non lo so, però non lo so quanto stanno effettivamente incassando da questo prodotto qua attraverso gli abbonamenti premium, eccetera. No, questo non è un Però dato che ci daranno. credo che bisogna sempre tornare al discorso di Luca. Io credo che anche là, chiamiamolo media house, anche se sappiamo benissimo che la Lazio non Che ce l'ha non media è. house. Sono due gatti, capito? E devono fare 47 cose perché adesso c'hanno TikTok, c'hanno il canale, eccetera. Ovvio che non ce la fanno. È abbastanza complicato fare tutto insieme. Ripeto,
come diceva Patrizio, sembra una trattoria la Lazio. Invece ci dovrebbe essere, no, un'organizzazione internazionale con un marketing internazionale che ti va a prendere lo sponsor estero da mettere sulla maglia, perché quello devi prendere. Tu devi prendere una grande multinazionale che dice: io sponsorizzo la Lazio perché la Lazio mi porta la pubblicità non solo a Roma, ma in tutto il mondo, tifosi della Lazio ovunque, eccetera. Ma i messaggi che ricevo da tifosi della Lazio stranieri che mi dicono: Vittorio, come posso prendere il biglietto della Lazio? Che qua è tutto in italiano, io non ci capisco niente. Poi al derby, non so se avete visto, hanno fatto la tessera del tifoso per la Tribuna Tevere. E ovviamente lo svedese la tessera del tifoso non ce l'ha, perché non gliela puoi consegnare neanche in Svezia. Per cui lo obbliga ad andare solo in Montemario, che costava 150 euro, no? Cioè, ma una follia. Cioè, lo Tito fa di tutto per non far andare il tifoso allo stadio. Non capisco il motivo. Non cap dovresti riempire lo stadio, Anche invece. la storia degli abbonati Eh sì. distinti est che quest'anno non li hanno, cioè, hanno dovuto acquistare il biglietto per il È derby. ovvio, per il derby, no? E sono andati in Montemario, però li hanno mandati, no? Sì. Per cui boh, non lo so, onestamente non capisco. Sembra che non voglia tifosi. Il sogno di Lotito è uno stadio deserto. Lo stadio pieno fa la differenza, perché è vero, non, il tifoso non fa un gol, ma sicuramente aiuta la squadra. L'ha dimostrato il periodo del Covid, no? Durante il Covid il fattore casa non esisteva praticamente. Ci sono state tante vittorie in trasferte. Si ritorna a giocare con lo stadio pieno e il fattore casa torna ad essere importante. Sono d'accordo con te, ma quando è stata sollevata anche dalla stampa, perché ha raccolto alcuni messaggi dai social da parte dei tifosi che dicevano che la partita contro il Feyenoord era una partita che stavano vendendo posti popolari a 45-50 euro. E il presidente Lotito ha detto: stiamo organizzando, stiamo facendo, ma oramai sei in ritardo. Oramai sei in ritardo. Queste cose vanno pensate a priori. Non puoi pensare che prima aspetti la lamentela del tifoso e poi cerchi di trovare una soluzione, perché dimostri sempre di lavorare in affanno e sulla contingenza. Ma queste cose, il calendario non è uscito stamattina, il calendario è uscito a inizio stagione, e dovresti avere delle persone in società che pensano solamente a questo, a come a fare delle proposte. Poi è normale, lui è il presidente, deve decidere, ma mettigli sotto mano 3-4 proposte diverse, che lui dice: questa mi piace, adottiamo questa, e la Infatti, comincia a promuovere dall'inizio. Invece così no, così lavori sulla contingenza. in questo caso probabilmente non è colpa di Lotito, è il marketing che dovrebbe dire: non possiamo fare questi prezzi, dobbiamo mettere dei prezzi migliori, perché altrimenti non vendiamo più lo stesso numero di biglietti di prima. Poi non so, magari il marketing invece gli ha detto: no, no, mettiamo 50 euro la curva, e Lotito ha detto: no, abbassiamo a 45. Questo non abbiamo la certezza di saperlo, però Ma qualcuno dovrebbe dire, no? io vorrei sapere, Federico ha detto mi hai detto prima che Federico ha conosciuto il marketing della Lazio, ma adesso il marketing, stiamo parlando di quante persone? Due? Tre? No, Quanti sono? infatti, no, no, infatti. E poi comunque quelle che le persone che conoscevo io onestamente stanno lì da più di 20 anni, quindi cioè. Te ne servono solo tre per fare le statistiche. Solo tre te ne servono Certo. per fare le statistiche. No, no, Cioè, le certo. statistiche sono importanti, e poi ci vuole gente che ti porta idee sul marketing, e poi ci vuole quello che sta a capo, che già fa un minimo di filtro, che di 100 idee ne porta 20 al presidente da poter Quanti saranno a gestire la biglietteria? Uno? È una persona? Che può Cioè, fare il solo in un grande club sono 4-5, dove c'è un responsabile e ci sono gli altri 4 che si occupano della stessa cosa. Uno di questi era, vabbè, facciamo il nome, Monguzzi, che stava all'Inter, anzi stava all'Olimpia Milano, poi è andato all'Inter, poi è andato al Milan, poi è andato alla Roma, adesso sta alla Juventus, portando sempre lo stesso modello di business fondamentalmente, no? Cioè, un tipo di vendita modulare, i classici pacchetti da tre partite, dove la Roma l'anno scorso, 2 anni fa, che loro dicevano: ma non è vero, io pagavo tanto, ma pagavo tanto di che? Se io ho provato a prendere un distinto e mi dava il pacchetto a 33 euro tre partite, quindi vuol dire che io pagavo 11 euro una partita per andare a una vedere la partita. Roma. Nel pacchetto che lui mi dava, ma giustamente mi dava il pacchetto di tre partite con tre squadre di fascia medio-bassa, che sai che le vendi meno per alzare comunque la quantità di pubblico. È una cosa abbastanza normale, ma è logico che sia così,
No? Però noi non ci riusciamo ad arrivare a Mai, questa roba qua, non mai, ci riusciamo ad arrivare. Come dice mai. Luca, ragioni sulla contingenza. Com'è possibile? Da, perché hai dovuto punire quelli che non si sono fatti il mini abbonamento a 150 euro, allora devi andare a caricare sulla partita singola. Mi sembra assurdo, onestamente. Forse poi hanno sicuramente anche loro, come dire, il budget da rispettare, probabilmente è ovvio, ci dovrebbe essere almeno come tutte le aziende, e quindi magari alla fine dici, sai, devo raggiungere questo risultato, alzo qua. Però lo sappiamo benissimo che il 70-75% dei incassi sono i diritti televisivi, lo stadio conta pochissimo, è più per fare scena avere lo stadio pieno che per i soldi veri e propri, perché i soldi grossi li prendi dalla Champions League e dai diritti TV. Per cui anche se incassi 2 milioni di meno e hai però lo stadio pieno, cioè non c'è paragone proprio, no? Però permettimi soltanto una nota. Vai, vai. Quello che tu dici è perfettamente comprensibile, ma se tu oggi porti sistematicamente 45-50 mila spettatori per ogni partita, indipendentemente che tu giochi contro la Juventus o contro l'Empoli, questo vuol dire che un domani, se avrai lo stadio di proprietà, i 45-50 mila saranno gli stessi che ti riempiranno lo stadio di proprietà, perché sennò tu cominci da zero, cioè tu hai una grande proprietà vuota e che fai? Da che cosa ricominci? Poi quando c'è lo stadio di proprietà che fai? A maggior ragione perché ti sei indebitato non potrai fare offerte, non potrai fare nessun tipo di abbonamento ridotto prezzo e tutto quanto. Quindi dovrai avere già un bacino di persone e contare che quello si trasloca direttamente dallo stadio olimpico allo stadio delle Aquile. Ok? Però questo è un investimento che tu fai verso il futuro. I ragazzi che frequentano la curva non è gente che sono amministratori delegati di qualsiasi società, è gente che vive sicuramente di lavori che dove i 45-50 euro per andare a sostenere la Lazio in curva, per quanto possono amare questa squadra, 3 volte a settimana, se tu hai 2 partite consecutive nelle 2 domeniche con in mezzo una Coppa dei Campioni, sicuramente gli pesa. Sicuramente gli pesa. E tu a questi ragazzi gli devi venire incontro perché ti sostengono. Guarda che cosa ti hanno creato ieri, ne parlavamo prima fuori onda. Hanno creato una coreografia. E dove sono le parole del presidente Lotito a ringraziare questi ragazzi? Dove sono? Hanno fatto una coreografia meravigliosa, nonostante la squadra un po' zoppichi in campionato, perché non è che stiamo facendo un grandissimo campionato. Quindi il tifoso c'è. La squadra ci prova. Dov'è? Chi è che manca? Fate voi l'appello, ne manca una. Manca la società. La società deve cominciare a ragionare da società, perché non puoi più fare il padre padrone. Rozzi della situazione non esiste più, non esiste più. Il calcio è tutta un'altra cosa. Oggi sei su un altro mondo, ragioni su altre cifre. Il presidente lo sa benissimo. Questo lo sa benissimo. Ha una paura di andare in debito e probabilmente avrà le sue ragioni, ma devi anche cercare di rischiare.